Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Oram. Ci troviamo ad EICMA 2023 e ho davanti a me la moto forse più attesa a questo salone di Milano, BMW GS 1300. I tecnici Givi non vedevano l'ora di mettere le mani su questa nuova BMW e hanno già realizzato una gamma di accessori specifici in arrivo. Allora, iniziamo subito da quello che sono le borse. Su questo tipo di moto si va a prediligere normalmente le borse in alluminio. Troviamo del Outback Evo con sistema di aggancio specifico che ha la particolarità di avere la rimozione rapida, quindi se vogliamo andare a fare un giro senza le nostre borse laterali in alluminio possiamo andare a rimuovere facilmente anche l'attacco, quindi per avere una moto diciamo più snella. Sopra le Outback Evo hanno montato il sistema di borse morbide che va ad allargare ulteriormente la capacità. Abbiamo anche una borsa che si va a posizionare nella sella del passeggero quando ovviamente stiamo viaggiando da soli. Poi borsa da serbatoio da 20 litri con sgancio rapido anche in questo caso, e sul davanti un prototipo di paramani, prototipo perché i tecnici Givi lo stanno ancora sviluppando, visto che ricordiamo il GS 1300 presenta le frecce integrate all'interno dei paramani. Se poi la vostra GS 1300 che andate ad acquistare non ha il supporto per i faretti anteriori, non vi preoccupate perché Givi ha realizzato un attacco per faretto specifico su cui possiamo ovviamente montare i faretti a LED sempre prodotti da Givi. Nel ponte di comando è stato messo il porta telepass e troviamo poi anche un prototipo di paramotore nella parte anteriore. Sono tutti accessori ancora in sviluppo, non vediamo l'ora di vederli sulle strade italiane, ma ovviamente anche nel nostro showroom di Modena in via Emilia S 935. Come sempre non dimenticatevi di scoprire la gamma Givi su oramonline.it. appuntamento al prossimo video sempre con Oram e Always Riding. Ciao!